Quando abbiamo iniziato la nostra avventura televisiva di Patrimonio Italiano TV, una delle prime icone italiane legate agli emigranti che ci è stata segnalata è stata quella di Madre Cabrini, la prima santa americana e patrona degli emigranti. Devo ammettere la mia ignoranza, Mike, non ne sapevo molto di lei, ma quando l'amico Carlo Scissura, l'attuale presidente e CEO del New York Building Congress, mi parlò di essere entrato a far parte, su invito dell'allora governatore Cuomo, del board promotore per la costruzione di una statua a lei dedicata, ho iniziato a documentarmi e vi devo dire che sono rimasto letteralmente rapito. La statua Gigi, molto bella tra l'altro, è stata posta a Manhattan, giù Battery Park, nel 2019. Poi, ovviamente, come sappiamo, la pandemia ha un po' congelato tutto, ma adesso che sono in uscita diversi film dedicati proprio alla santa degli emigranti, noi vi portiamo a far vedere questa splendida statua che da Manhattan guarda verso Ellis Island. Andiamo a vedere. Lieve, severa, dolce, ma allo stesso tempo determinata. Questo è il carattere di Madre Cabrini, la madre degli emigranti, figura di riferimento e storica e legata alla città di New York, da dove veniva costantemente per aiutare e curare gli emigranti italiani. Non era portata a fare discorsi, ma li realizzava con umiltà ed accettazione. Ed erano proprio queste le caratteristiche degli italiani, degli emigranti italiani. E per onorare la santa italiana, proprio qualche anno fa è stato realizzato a New York una statua le dedicata proprio di fronte alla Statua della Libertà a Manhattan. Siamo al cospetto della statua di Madre Francesca Cabrini, inaugurata nell'ottobre del 2020 dall'allora governatore Andrew Cuomo. Il memoriale si trova su una base di marmo con Madre Cabrini e due bambini su barchette di carta che rappresentano le barche che avrebbe piegato da bambina, riempito di violette e posto nelle correnti fuori dalla sua casa. Secondo gli artisti, le barchette di carta raffigurate nella statua servono come simbolo di speranza e coraggio. La fanciulla che tiene un libro nel memoriale rappresenta una giovane Madre Cabrini e il suo desiderio di educare i bambini. Il ragazzo tiene in mano bagagli e un'ocarina, uno strumento musicale inventato vicino alla sua città natale in Italia e portato negli Stati Uniti. Quando il ex governatore Andrew Cuomo mi ha chiamato per essere un paio di questo comitato, abbiamo parlato un po' del significanza di Madre Cabrini per l'italo-americano, per l'italiano, però per gli immigranti, per le donne, era un simbolo dell'immigrazione in America, che l'italiano è stato uno dei più forti immigranti in America. E avere questa statua che guarda alla Statua della Libertà, che guarda Ellis Island, in un punto dove arrivavano 140 anni fa, 4-5 generazioni fa italiani in America, è un momento storico per gli italiani in America. Io amo l'Italia, io sono figlio di messinese a New York, vado ogni anno a Messina perché amo l'Italia e le radici italiane a New York, il ponte tra Italia e New York sarà una cosa sempre, sempre fondamentale per l'America.